Buongiorno e bentrovati. Con questo video vediamo oggi come poter codificare all'interno di Bitrate Iceberg i simboli per la connessione ai dati di T3 Open, cioè la piattaforma di WeBank. Ok? Come primo passo, chiaramente dobbiamo aprire Bitrate collegato con la nostra T3 Open, che ricordo essere questa piccola barra di applicazione, e andiamo a cliccare su Symbol Manager. Symbol Manager è quell'applicazione, quel plugin che gestisce praticamente tutti i simboli, cioè che gestisce la codifica di tutti i simboli per la ricezione dei dati. Automaticamente, visto che mi sono connesso come provider a WeBank T3 Open, lui mi propone già la selezione del tab corretto e i simboli, i titoli, praticamente gli strumenti già codificati. Vi faccio vedere solo una cosa. I due colori che noi possiamo avere all'interno del Symbol Manager, quello bianco e quello blu-azzurro. Cosa vuol dire? Il simbolo bianco sta a identificare che quel titolo è codificato per ricevere soltanto i dati del sottostante. Quello di colore azzurro invece è codificato per poter ricevere i dati del sottostante, i relativi future e le relative opzioni. Ok? Procediamo quindi con l'inserire un nuovo simbolo. Faccio un esempio di un simbolo di un titolo che conoscete tutti, che è ENI, che voi troverete già inserito, però io ho provveduto a cancellare in modo da poter fare il reinserimento assieme. Perfetto. Clicchiamo su New e automaticamente ci apre un'interfaccia. L'interfaccia da compilare con il primo campo che è il symbol. Il symbol è quello che all'interno della vostra T3 Open, posto dove dovete andare a recuperare questo dato, si chiama item. Quindi prendiamo la nostra T3 Open, clicchiamo sul mappamondo e ci apre la solita watchlist. Vedete? Troviamo la colonna item che sta a identificare praticamente il simbolo di connessione per far sì che la piattaforma T3 ci invii i dati in Iceberg e in Bitrader. Ok? Se per caso non la trovate, adesso noi dobbiamo inserire ENI, quindi lo troviamo nella watchlist perché fa parte del listino. Se per caso volete un simbolo, un titolo che non fa parte del listino, potete cliccare sul tasto SD, dalla finestra che si aprirà andate in cerca di qualsiasi altro strumento di vostro interesse, dopo aver digitato le caratteristiche per la ricerca, fate cerca e nella finestra che vi apparirà troverete comunque il relativo item. Ok? Quindi procediamo con la compilazione dell'item che è mi.eqcon 3208. Allora, mi.tutto maiuscolo punto eqcon punto 3208. Ok? Secondo campo da compilare è il name. Clicchiamo ENI, digitiamo ENI e aspettiamo qualche istante finché il software ci proponga la finestra di selezione e clicchiamo ENI. Così il nome è uguale per tutti i provider e mi posso accumulare i miei dati storici. Ok? La categoria è uno stock, è un'azione. Order type possiamo lasciare normale e poi all'occorrenza modificare perché vi ricordo che Bitrader è l'unica piattaforma al momento in circolazione che fa sì di poter inviare a T3 Open, cioè a WeBank, gli ordini sia in modalità overnight che intraday oppure normale. Ok? E qui potete scegliere tale caratteristica. Noi lasciamo normal. La currency è euro. Il tick minimo, cosa vuol dire? È praticamente la variazione minima che può avere il prezzo. 14,01, 14,02. Okay, quindi è 0,01. Noi possiamo o inserire 0,01 oppure andare alla ricerca di borsa italiana, vedete? Cosa vuol dire? Vuol dire che il software automaticamente andrà a prendere le caratteristiche di variazione minima del tick della borsa italiana già codificata all'interno del software. Okay? Cost è praticamente la commissione per eseguito che noi andiamo a pagare al nostro broker. Se vogliamo inserirlo oppure possiamo lasciare a 0. Settore, andiamo a selezionare il nostro settore che in questo caso è un oil and gas, essendo ENI, eccolo qua, ETF ratio in questo caso nessuno, market andiamo a inserire la nostra borsa di appartenenza che è un MTA, ok? E a sto punto abbiamo praticamente completato quello che è l'interfaccia per ricevere i dati sul sottostante. Qui vedete ho due spunte ancora disattivate, due caselle di selezione che sarebbero quelle per aggiungere i future e le opzioni, però prima di trovarle attive devo dargli la conferma di inserimento di questo. Vedete, save. Adesso se vado a ricercare ENI, vedete, trovo sostanzialmente ENI inserito, però è di colore bianco. Quindi clicchiamo di nuovo e andiamo ad inserire sostanzialmente la parte dei future e poi anche quella delle opzioni.
facciamo prima quella dei future, quindi mi si presenta l'interfaccia questa, vado su add e compiliamo chiaramente tutti i dati relativi qui. Point value è sempre 1, cioè quanto mi vale un punto, in questo caso essendo un'azione o comunque un feature su un'azione, un punto è uguale a 1 euro, quindi lasciamo 1. Il lot size, cioè che dimensione ha un lotto di future? Un future sappiamo che è come avere 500 azioni, quindi scriviamo 500. Il tick minimo, anche qui andiamo a vedere qual è il tick minimo, ok? Quindi è molto semplice. Vi rubo qualche minuto in più, però ve lo faccio vedere così vi è più comodo andarlo a ricercare. Guardate, è molto semplice. Apriamo il book di Any qui e poi clicchiamo su ricerca e andiamo a ricercarci i future. Il mercato è l'idem e il contratto, scusate, stock future, pardon, eccolo qui, stock future. Il sottostante è Any, eccolo qua, e diamo cerca. A prescindere dalla scadenza, noi apriamo il primo utile, in questo caso per me è quello di maggio, vedete, e automaticamente vediamo che l'incremento minimo, cioè il tick minimo di un future, è 0,301, perché a differenza del titolo che ha soltanto due decimali, lo stock future ne ha 4, ok? Quindi qui andiamo a inserire tick minimo, vedete, 0,0001, ok? Perfetto, broker cost. Qui sono sempre le famose commissioni, possiamo mettere 3 euro, 2 euro, quello che volete, oppure anche 0. E poi andiamo a selezionare il future, cioè il sottostante nel nostro broker, vedete, in questo caso è Any. Spuntiamo Any e poi possiamo praticamente, tiro via questa che non serve più, vedere se la configurazione che noi abbiamo fatto è corretta. Cosa vuol dire? Se io clicco su Get Future Chain, mi fa un'anteprima, eccoli qua, dei future che la T3 mi restituisce, quindi sono corretti, quindi ho eseguito la configurazione correttamente. Posso chiudere e posso dare ok. Vedete? Posso dare salva. Vado di nuovo a riselezionarmi Any nel mio symbol manager. È ancora azzurra perché non ho ancora completato la configurazione anche con le opzioni. Faccio doppio clic e andiamo a fare add option on underline, cioè aggiungi le opzioni al sottostante. Clicco e dobbiamo compilare ancora questo qui, questa interfaccia. Come prima, il point value qui è sempre 1 perché un punto equivale a 1 euro. Lot size è esattamente come quello del future, cioè un contratto di opzione mi controlla 500 azioni. Il tick minimo qui non metto quello di Borsa Italiana, ma vado a personalizzarlo, ok? Facendo come? Vi faccio vedere anche in questo caso, molto semplicemente vado a scegliermi la mia quick option panel, vado a selezionarmi il sottostante di Any, cerca e mi apro sostanzialmente una prima scadenza qualsiasi e vedo che bid e ask, vedete, ha 0,7565 e 0,7995. Questo cosa vuol dire? Che il tick minimo, faccio doppio clic, di un'opzione è 0,05, vedete? Perché se io faccio un clic in più, mi cambia di 5 centesimi. Sì, esattamente, di 5 centesimi. Ok? Quindi qui vado a selezionare praticamente 0,005. Andiamo a selezionarlo, 0,005. Eccolo qua, vediamo se abbiamo eseguito in maniera corretta la selezione. 1, 2, 3, 0, 0,1, 2, 3, 0, 5. Perfetto. Quindi il tick minimo l'abbiamo selezionato. Scusate se mi sono soffermato un po' di più, ma volevo che questa cosa fosse ben chiara. Poi vado a selezionare la mia commissione, che anche qui posso mettere 2, 3, 4, in base al proprio profilo. Io metto 0. Seleziono quello che è il relativo sottostante che il broker mi restituisce. Quindi anche qui, come prima, vado a selezionare Any, che lo trovo già spuntato perché ho configurato i future. E vado a selezionare la borsa di appartenenza, che in questo caso è l'idem. Lo stile va benissimo inserire che è uno stile americano e automaticamente mi seleziona il binominale come metodo. Faccio un test per vedere se i dati che ho configurato nell'interfaccia sono corretti e mi vengono restituite le opzioni. Eccole qua. Mi ricevo in questo caso la mia scadenza
delle opzioni, vedete, quindi ho configurato correttamente tutti i dati, do salva e se adesso vado di nuovo a ricercare Any all'interno della mia lista, vedete, è di colore azzurro. Quindi vuol dire che ho configurato correttamente sia il sottostante, sia il future, sia le opzioni. E adesso posso utilizzare in tutti i plugin e in tutta l'applicazione Bitrader e Iceberg questo simbolo. Grazie e ci vediamo al prossimo video.